i miei capelli fanno sempre schifo in tutti i video. Ciao tesori, buongiorno e benvenuti in un nuovo video. Questo è un altro Get Ready With Me, perché ci sta prende gusto e perché mi piace farli. Comunque iniziamo con avere dei capelli del cavolo. Allora, oggi sono qui perché voglio assolutamente farvi un Get Ready With Me e sono nel giusto mood. You know what? Chiudo la finestra. Troppi rumori tutti quando inizio a registrare. Ma perché? Perché? Allora, oggi sono qui per fare questo video, grazie Arca, e per parlare un po' con voi. In realtà, come vi stavo dicendo, oggi sono molto presa bene. Ash, non ti ci mettere anche tu. Ok, allora, una cosa che diciamo ho notato, poi scrivetemi qua sotto nei commenti se voi la pensate come me o se secondo voi è sbagliato, fatemi sapere voi. Comunque, secondo me è normale che ognuno di noi abbia dei periodi o comunque dei giorni dove è in un certo mood, dove è in una certa presa bene o presa male o una via di mezzo o you know what, non mi interessa niente, roba del genere, no? Vari mood. Ed è sinceramente giusto avere tanti mood, nel senso che ci sono alcuni periodi che sono magari più stressanti e quindi sei un pochino più preso a male, alcuni periodi dove sei pieno di cose da fare, pieno di energia, ieri voglio spaccare il mondo, sono contento di spaccare il mondo, e quelli sono dei periodi che magari si possono più prendere come presa bene, mettiamola così, anche se non mi piace molto parlare con presa bene, non mi piace molto questa parola, però insomma mi dà di scemunità, però non mi piace tanto, però insomma per farvi capire. E il fatto è che ovviamente stavo facendo un danno, ovviamente anche io ho i miei giorni dove sto più contenta, i miei giorni dove sono più triste, i giorni dove penso di più ai problemi della vita, i giorni nei quali penso di meno ai problemi della vita. È una cosa molto più che normale. E stavo pensando a una cosa, quello al quale stavo pensando è il fatto che effettivamente, cioè il dato di fatto è che io pubblico video tutti i giorni. Ovviamente per avere video da pubblicare tutti i giorni non mi nascondo che più di una volta magari, anche per questo io per esempio non vi ho mai fatto un vlog che dura dalla mattina alla sera, questo perché non ho il tempo materiale di farlo, nel senso che non ci vuole, faccio tante cose nella mia giornata e quindi non riuscirei a farvi un vlog per intero. Alcune volte sì, perché tutti abbiamo giornate più libere di altre. No, con questo sembro veramente una tossica. Comunque, appunto per questo, comunque per avere appunto sempre video per tutti i giorni della settimana, anche se ammetto che alcune volte non ce la faccio, ci sono alcune settimane in cui qualche volta, qualche giorno lo salto e mi dispiace un sacco perché so quanto ci tenete e ogni volta che salto una giornata di video ho tipo 300.000 di voi che mi scrivono in direct ovunque: oh mio Dio, perché non è uscito il video? E avete ragionissimo e mi scuso per tutte le volte che non riesco a farvelo uscire, però in linea di massima, in linea generale, sul mio canale tranquille che escono video tutti i giorni alle 14.30 e fin qua ci siamo. Però appunto per far sì che io abbia tutti i giorni un nuovo video, alcuni magari me li registro tutti in una giornata, quindi magari nella stessa giornata nella quale, che ne so, ho avuto 10 minuti per farvi un Get Ready With Me nel quale mi trucco, nella stessa giornata magari vi registro il vlog, quindi uno va un giorno, uno va l'altro, perché almeno organizzandomi così riesco più o meno. E per montarveli io utilizzo di solito la notte, di solito io monto video di notte, sia per un fattore di calma, nel senso che ovviamente c'è meno rumore, magari adesso che ho il nuovo salottino per esempio fuori, mi metto fuori con le mie, insomma, con la mia bella vista, con le sedioline, sto lì, sto molto comfy e tipo vestita super comfy ed è bellissimo, senza reggiseno ovviamente perché sto comodissima. E sono quei momenti che in realtà mi piacciono tanto, perché poi per montare i video ovviamente ho bisogno di un attimo di più di tranquillità in casa, nel senso se inizio a montare una clip non posso poi fermarmi e poi riprenderla, nel senso mi deconcentro, poi non mi va, nel senso che magari sono stanca, quindi preferisco avere tipo un'ora per montare, 2 ore per montare, 5 ore per montare, anche 8 ore per montare a volte, però se sono video più articolati o più, magari più effetti o roba del genere, ma non li faccio spesso, più di tanto
perché più che altro ho scelto la strada dei video un pochino più casalinghe, perché a me piace questo, cioè è una scelta stilistica la mia, ma perché mi piace proprio farvi entrare dentro casa mia in questo modo, è il mio modo e a molti di voi piace e sono contenta così, perché a me piace per prima, quindi è un modo alla fine molto semplice, però a me piace così, semplice ma non troppo, diciamo, una via di mezzo. E la cosa mi piace molto, il fatto che piaccia anche a voi mi piace ancora di più. Oh, oddio, fa tanto rumore questa sedia, fa proprio tanto rumore. Comunque appunto per quanto riguarda il come giostrarvi, perché molti in realtà me lo chiedono, nel senso molti da quando si è saputo che comunque adesso sto facendo altri lavori e sto anche altre cose, moltissime persone mi hanno detto sì, ma come fai a gestire una casa, una bambina, il lavoro e YouTube, come fai a fare tutte queste cose? Ecco, ho praticamente tutto incastrato, praticamente tutto ciò che riesco a fare in una giornata lo faccio e a costo di non dormire, perché a me 24 ore, vi giuro, 24 ore al giorno non mi bastano, però appunto cerco di giostrarmela al meglio. Ma come fanno tutte le mamme alla fine, nel senso non faccio più né meno di nessun altro. Infatti mi dispiace quando molte volte mi scrivono nei commenti ma guarda che tu non fai di più di un'altra mamma. No, esatto, sono una mamma e non pretendo di, non lo so, di dimostrare che sono un superwoman, chissà che, no, faccio semplicemente quello che riesco a fare e cerco di dare il meglio in quello che faccio, basta così, e cerco di spingermi sempre oltre a quelli che sono anche i miei limiti, perché anche io ho per esempio alcune volte dentro di me, anche se cerco di farlo molto poco perché appunto secondo me non aiuta, anche io cerco di spingermi oltre i miei limiti. Ci sono alcune volte che anch'io dico ok, non ce la faccio, o a fare qualcosa, o magari ho una paura o qualcosa, però cerco sempre di limitare molto questi momenti perché sono molto più on focus o nella direzione della quale voglio arrivare, nei miei obiettivi, nelle cose, insomma. Comunque, allora, ho finalmente una comunicazione di servizio da fare. Oh my gosh. Allora, ho una porta a vetri davanti a me e ho visto il mio riflesso, ma sembrava una persona che mi stava guardando dall'altra parte. È difficile vivere nella mia testa, seriamente, è molto difficile vivere nella mia testa. Comunque, ho una comunicazione di servizio da farvi molto importante e sono contentissima di potervela fare. Finalmente vi posso annunciare che ho potuto finalmente dire ok, adesso ho lavorato, ho messo da parte e adesso posso concentrarmi su un altro lavoro. In questo momento della mia vita il mio lavoro finalmente è cambiato. Ovviamente YouTube rimane, nel senso YouTube è sempre stato uno dei miei lavori e YouTube rimane, però YouTube non lo riesco io a vedere come lavoro, perché YouTube è la mia più grande passione, cioè non riesco proprio, è proprio un video, è un mio limite, perché io su YouTube sono nata come cioè YouTube, ma è questo che è espresso, no? Espresso mi serve, ok, mi serve il nero, mi sto trovando bene con questo nero a proposito dell'ex. Io ho iniziato a stare su YouTube, che YouTube non era assolutamente un lavoro, non volevo che diventasse un lavoro. Infatti il fatto che fare quello che mi piace sia diventato anche uno dei miei lavori è la cosa più bella per me, e auguro a tutte le persone che mi seguono di, se non l'hanno ancora trovato, di trovare un lavoro che non solo sia appunto un lavoro ma anche la loro più grande passione, perché secondo me conciliare passione e lavoro non ti sembra mai di lavorare, è bellissimo. Comunque, per quanto riguarda questo, appunto YouTube rimane sempre il principale, però finalmente tra pochissimo, ma veramente pochissimo, vi potrò portare con me a vedere finalmente qual è il mio principale lavoro di adesso. Finalmente, e non vedo l'ora, vi giuro, vi potrò svelare tutto quanto praticamente, perché appunto io non parlavo soprattutto prima dei lavori più off YouTube, più normali, perché ne ho fatti veramente tanti nel frattempo, cioè ho veramente fatto tante cose e questo mi sembra, cioè era giusto, era quello che dovevo fare. Ma tra poco finalmente vi potrò parlare del progettone super segreto che avevo e
con il quale ovviamente c'entrano anche i DNA. Poi ve ne parlerò, poi vi spiegherò tutto con calma, piano pianino uscirà tutto e io sono contentissima perché veramente io non ho mai avuto un segreto con voi né niente, e il fatto che dovevo tra virgolette starmene un po' zitta mi stava mandando i pazzi. Il giorno nel quale vi potrò portare proprio con me, quindi tra pochissimo vi porterò con me dove sto lavorando, appunto dove sto conseguendo questo progetto, dove sto facendo questo progetto, finalmente capirete tutto e finalmente sarò proprio liberissima di parlarvi, di rendervi partecipi come piace a me, perché l'ho chiesto io di farlo, di quello che sto facendo, e non vedo davvero l'ora. Sono contentissima perché in questo momento finalmente mi posso concentrare solo su YouTube e su questo mio altro progetto, quindi non farò altro per un bel po' di mesi, quindi si spera anche per tutta la vita, spero. Speriamo, perché è quello che voglio fare da sempre, quindi speriamo. E però la cosa è che appunto ho chiesto se potevo rendervi partecipi, posso farlo e sono contentissima. Damn, se è difficile farmi le sopracciglia oggi, cavolini. Comunque, questa era la grande notizia che vi dovevo dare, quindi finalmente tra pochissimo saprete veramente veramente tutto. E la verità è che aspetto quel video nel quale vi porto con me proprio a fare questa cosa, perché che poi fa parte della mia routine già da un sacco, però vi porterò a fare proprio una giornata con me, proprio letteralmente vedrete quello che faccio, finalmente scoprirete tutto, e vi voglio portare in quella giornata perché voglio che vediate con i vostri occhi quello che faccio. Comunque, per ritornare al discorso iniziale, che vi stavo parlando del mood, e io vedete prendo i discorsi, li lascio ma poi li riprendo. Quello che vi volevo dire è semplicemente che con il fatto che appunto pubblico video tutti i giorni, a volte è davvero difficile mantenere sempre il mood, per esempio allegro o da matta o quello che vi fa più ridere, o insomma lo stesso identico mood tutti i giorni. Questo perché ci sono alcuni giorni nei quali appunto magari registro più di un video e quel giorno ero presa bene tra virgolette, e quindi tutti i video che facevo quei giorni erano perfettamente allegri, felici, bla bla. Poi magari arriva la giornata dove o sto male o ho ricevuto una cattiva notizia o ho uno stress in più o ho pagato adesso la luce del gas di casa, cose del genere, no? Quindi si è preso malissimo e ci sono quei giorni però nei quali comunque io registro per voi, comunque pubblico per voi, perché io non mi fermo mai in questo e la cosa mi piace tantissimo. Però appunto la cosa sia bella che brutta, adesso vi dico anche perché è bella, e però adesso mi focalizzo sul brutto, è che purtroppo anche quando sono in un cattivo mood e quindi quando esce un video un pochino più fiacco di un altro, è perché comunque lo faccio tutti i giorni, e dato che non è una cosa costruita il mio canale YouTube, dato che YouTube Chiara Paradisi, il canale Chiara Paradisi YouTube sono io, vi beccate la vera me, quindi quella che un giorno se sta male registra comunque, però sono io. Un giorno dove è più presa bene, si sente più pazza, si sente più energica, sono sempre io. Però per me appunto la parte bella è il fatto proprio che, perché io ho scelto di non fare un canale costruito, che non ci sia nessuno dietro che mi dica cosa fare o roba del genere, perché esiste questa realtà, sappiatelo. Soprattutto quando vedete dei video molto più belli e costruiti, c'è un'equipe di persone dietro, anche se vi sembra che ci sia solo uno youtuber, però io ho scelto questa strada perché alla fine io sono nata così e voglio morirci così, nel senso sono nata su YouTube così e a me piace questo. Poi ovviamente piano pianino magari cercherò di perfezionarmi anch'io, di rendere le cose più belle, o piano pianino appunto con i progetti e tutto ci saranno dei video più belli degli altri, però comunque voglio mantenere lo stile casalingo perché è una cosa che mi piace a me, cioè che proprio tengo a cuore. Cioè a me il stile casalingo non intendo uno stile da sciattona, roba varia, però nel senso c'è la roba da stirare ma la faccio vedere perché fa parte di casa mia, oppure che ne so, perché è la normalità, perché è una cosa che tutte le signore hanno in casa, la roba da stendere, oppure che ne so, un giorno sono struccata e voglio fare il video, ma chi se ne frega, lo faccio uguale, oppure che ne so, sto lavando i piatti e voglio riprenderlo nel vlog, lo facciamo tutte, voglio farlo anch'io, e voglio mantenere questa linea appunto più personale, perché voglio sapere che posso accendere la
telecamera quando voglio e parlarvi quando voglio, perché è la cosa che più mi piace fare al mondo e voglio continuare a farlo così, perché è la cosa che veramente mi fa stare bene e so che fa stare bene a tantissime di voi che appunto vi chiamo tesorine, e io per le mie tesorine vi giuro che farei di tutto, e per strapparvi un sorriso giuro mi taglierei la gamba. Quindi, e non lo dico tanto per dire, perché poi molte di voi alla fine le conosco anche dal vivo, le incontro appunto agli incontri, le incontro per strada o quando viaggio, vi incontro spesso e so che meravigliose persone ci sono dietro. Quel numero che vedete qua sotto non è solo un numero, sono persone, e io ci tengo con tutto il cuore a quelle persone. Sono 3 ore che parlo e che cerco di sistemare queste sopracciglia, non vengono come voglio io oggi, e sai che c'è? Volete rimanere così, ma rimanete, cioè, chi sono io per darvi una shape che non vi piace? Faccio gli occhi off camera e torno subito. Faccio off camera perché voglio provare una cosa un pochino diversa e devo vedere se mi viene, mi devo un attimo concentrare e poi torno da voi. Ok, trucco occhi fatto, non è uscito come volevo però. Non è uscita esattamente come volevo, però vabbè, ci riproverò, riproverò, riproverò. In quest'ultimo periodo sto sperimentando parecchio col make-up ed è una cosa che vi consiglio di fare oltretutto, perché mi sta piacendo sotto molti aspetti, nel senso che sperimentare anche nuove forme, nuovi colori di make-up aiuta molto a guardarsi meglio allo specchio, secondo me almeno. Non lo so, la vedo una cosa positiva, poi magari solo per me è positiva, però comunque, oh my gosh. Allora, vado a riscaldare questo incarnato perché sono bianca, cadaverica. Allora, questo è il risultato finale. Spero tantissimo che vi piaccia. Tra poco registro un altro video. Spero tantissimo che questo video vi sia piaciuto, tesori. Vi voglio un mondo di bene. Se ancora non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e lascia un mi piace se questo video vi è piaciuto. Attiva la campanellina per arrivare per prima ed avere l'opportunità di essere scelta per il commento del giorno, che andrà a finire nel mio Instagram. E niente, detto questo, vi voglio un mondo di bene. Ci vediamo nel video di domani, 14:30, sempre sul canale. Ciao!